Il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Lamezia Terme, naturalmente sempre insieme al Consiglio dell'Ordine d'appartenenza, ha deciso quest'oggi di affrontare un tema ancora poco trattato e dal punto di vista normativo potremmo dire ancora abbastanza recente. Parleremo quindi della legge 71 del 2017, dei pericoli della rete, del bullismo e del cyberbullismo. Come sappiamo, oggigiorno ogni cosa ha una sua versione 2.0 e ai noi anche fenomeni quali il bullismo hanno la loro versione telematica. Parleremo per questo di cyberbullismo, quindi del fenomeno sociale che si trasforma anche in reato e di quelle che sono le tutele attuali della normativa, dei rimedi e di come la scuola agisce anche in questo. Io inizierei a questo punto però con i saluti del padrone di casa, del nostro ordine, il nostro presidente Antonello Bevilacqua. Buongiorno a tutti, il rappresentante dei padroni di casa, perché i padroni di casa del Tribunale di Lamezia sono avvocati, magistrati e cittadinanza tutta e soprattutto i giovani che oggi sono qui presenti in questa sala. Oggi parliamo di un argomento particolare, molto interessante, le persone di una certa età lo conoscono abbastanza, gli avvocati e i magistrati lavorano anche per queste questioni, per queste tematiche particolarmente difficili, la Polizia di Stato anche. Noi vogliamo mandare un messaggio importante, credo che sia questo anche il significato del messaggio del Comitato Pari Opportunità, che ringrazio personalmente, soprattutto alle giovani generazioni e ai ragazzi che sono qui accompagnati dai dirigenti e da qualche professore. Oggi i rischi del bullismo e della rete sono sotto gli occhi di tutti, diciamo quasi giornalmente si parla di qualcosa del genere e se non se ne parla nelle televisioni se ne parla però sicuramente nella rete, che è quella che occupa giornalmente i nostri ragazzi, che giornalmente hanno a che fare con Internet, fenomeno straordinario che ha aiutato le nostre vite e che però sicuramente crea moltissimi problemi e moltissimo disturbo alla vita quotidiana. Sono felice che ci sia anche il responsabile della Polizia di Stato di Lamezia Terme, il primo dirigente, il rappresentante delle scuole, il dirigente, avvocati e magistrati. Sono tutte componenti essenziali, importanti, che lavorano giornalmente fianco a fianco in tutti i fenomeni sociali particolarmente complicati e difficili come il cyberbullismo, per cui io vi invito ad essere particolarmente attenti e mi piacerebbe che alla fine di questo incontro qualche giovane, se l'ha già preparata una domanda, che la facesse, se non l'ha preparata e nasce spontanea è ancora più bella, se non la farà va bene lo stesso, però l'importante è che stiate assolutamente attenti perché si parla della vostra vita, della vita di altri ragazzi che spesso vengono derisi in maniera un po' troppo leggera per caratteristiche somatiche, per altro, per la piccola statura, per la loro tenerezza, per altro, e purtroppo possono avere danni gravi ed irreparabili. Ringrazio di nuovo il Comitato Pari Opportunità, sarò qui, forse purtroppo dovrà andare via un po' prima, però è come se fossi qui con voi fino alla fine. Grazie di tutto. Buonasera a tutti, ringrazio, ecco, non pensavo di dover sconvolgere così tanto il tavolo di questo convegno. Ringrazio prima di tutto le organizzatrici di questo convegno per avermi invitato, ma mi fa sempre molto piacere ritornare al Tribunale di Lamezia Terme, in particolare in quest'aula dove abbiamo lavorato tanto insieme. Non mi riferisco ai ragazzi, ma riferisco a quelli un pochino più grandi, insomma agli avvocati con i quali abbiamo avuto modo di crescere, di approfondire il diritto, che è il lavoro che ci occupa tutti i giorni. Sono qui per portarvi il saluto del Comitato Pari Opportunità che siede presso il Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro. È un comitato che vede la partecipazione una partecipazione varia, perché non sono rappresentati soltanto i magistrati o le realtà associative della magistratura, ma sono rappresentate anche l'avvocatura, la rete dei CPO calabresi, che è un'esperienza peculiare della Calabria e che intendiamo accogliere anche al nostro interno,
E inoltre sono presenti la componenti e rappresentanze della magistratura onoraria e del personale amministrativo. Questo perché si vuole e si intende favorire un progetto comune di superamento di ogni differenza di genere, prima di tutto sui luoghi di lavoro. Per esprimere, per poter dire e poter affermare che l'essere donna, le differenze di genere sono una ricchezza e come tali debbono poter trovare una loro giusta collocazione in qualunque situazione e attività lavorativa. Noi abbiamo anche intenzione come Comitato Pari Opportunità Distrettuale di lavorare anche con le varie realtà associative dei territori che fortunatamente operano e si occupano di problemi attinenti proprio alla specificità del genere. Per questo vorrei darvi proprio il nostro punto di riferimento, che è una casella di posta elettronica in cui sia a livello associativo sia a livello di singoli possiamo raccogliere delle sollecitazioni da parte di tutti in modo da poter farci portatori nel nostro ambito e a livello istituzionale di problematiche attinenti proprio alla differenza di genere. L'indirizzo è pariopportunita.ca.catanzaro@giustizia.it e sul server giustizia. Si tratta di un contatto che spero veramente possa avere riscontro per dare espressione alle esigenze che noi come CPO possiamo anche far valere a livello istituzionale. Forse ho già preso troppo tempo, anche perché il tema del convegno è veramente importante. Proprio oggi sentivo alla televisione di un ennesimo episodio di un ragazzo di appena 12 anni che in Sicilia, a Cefalù, si è cosparso di fuoco e per fortuna era a scuola, quindi i professori sono riusciti a intervenire e a bloccarlo perché aveva già l'accendino in mano e che aveva posto in essere questo gesto estremo come ribellione, come protesta contro l'ennesimo episodio di bullismo e di sopraffazione di cui era vittima. Lascio quindi la parola agli illustri relatori su un tema che sicuramente è importante e che spero possa farci crescere tutti quanti. Grazie ancora. Presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati della Lamezia Terme, la collega Angela Tappa. Nell'attesa colgo l'occasione anche per ringraziare i volontari Teleton che sono qui presenti con un banchetto espositivo. Naturalmente tutti i prodotti sono prodotti solidali, sono lì all'esterno della stanza. Grazie. Buonasera a tutti. Mi dicevano prima che non si sente. Si sente? Allora è mio dovere, non retorico, ma è mio dovere ringraziare tutti. Inizio dal presidente del nostro tribunale, presidente Brattoli, che è molto restio, è stato sempre invitato a farci saluti ma non viene, però partecipa attivamente perché è disponibilissimo quando gli chiediamo di essere autorizzati soprattutto ad affrontare queste tematiche per le aule eccetera. Chiedo scusa per l'aula perché non siamo in un'aula più grande che l'aula Garofalo, ma stamattina c'era un processo molto, molto importante e non sapevamo se avesse avuto fine in un orario consono per iniziare il nostro, quindi chiedo scusa per gli spazi stretti. E, continuando con i ringraziamenti, ringraziare il nostro presidente dell'ordine non dico che sia banale, ma è insito, diciamo che è re ipsa, perché è sensibilissimo e ha molta attenzione per il Comitato Pari Opportunità, che svolge un gran lavoro, ma senza il Consiglio dell'Ordine non avrebbe nemmeno modo di esistere. Poi ringrazio gli illustri relatori che, per dire la verità, non sono fatti pregare. Ringrazio la dottoressa Ermini che torna in questo tribunale dopo essere stata come magistrato
e avere svolto veramente con dedizione e con professionalità il suo incarico, adesso è in Corte d'Appello, e la scelta è caduta anche per il fatto che è presidente dell'organismo di pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Catanzaro. E il dottore Michele Sessa, che molti conosciamo perché sostituto procuratore del Tribunale Minorile, e il dirigente scolastico dottor Cutuli, che per la verità ha offerto subito la sua disponibilità e ha coinvolto gli studenti, e la dottoressa avvocato Maria Clausi, che è giudice onorario presso la sezione penale del Tribunale di Catanzaro. E la scelta è ricaduta su di lei anche perché è autrice di un libro che si intitola L'escluso, quindi lei ha proprio scritto sul bullismo. E poi, a parte ringraziarlo, vorrei dare un benvenuto fortissimo al primo dirigente della Polizia di Stato, commissario capo, dottor Chiacchiera, un benvenuto fortissimo perché è nella nostra città soltanto dal mese di agosto, ma già ha partecipato a numerosi convegni, è disponibilissimo, è sul territorio, e quindi oltre a ringraziarlo per la disponibilità di oggi, anche un gran benvenuto perché c'è da poco. E lo scopo di questo convegno è nell'ambito, vabbè, è un evento formativo per gli avvocati, ma è diretto a tutti perché, come diceva il nostro presidente, questo lui è il padrone, noi chiamiamo padrone di casa scherzosamente, ma questo è uno spazio che noi abbiamo voluto aprire perché sia un presidio di legalità non riservato soltanto a chi ci lavora tutte le mattine e si impegna per far funzionare le cose che spesso a causa di leggi scellerate funzionano poco, però c'è tutto il nostro impegno, ma dicevo è aperto anche a tutti, ai cittadini, e siamo contenti oggi di avere gli studenti perché non dico sia diretto a loro, perché in questa materia abbiamo tutti una responsabilità molto forte, sia quelli che lavoriamo nel settore, ma sia anche come genitori, zii, nonni, tra poco nonni, insomma tutti i cittadini, perché non dobbiamo girare le spalle al problema solo per il fatto che non siamo magari nel settore, perché questa è una cosa che coinvolge tutti. E quindi ci muoviamo nell'ambito della prevenzione, come fa da molto tempo il Comitato Pari Opportunità di Lamezia. Approfitto per portare i saluti anche degli assenti, perché la dottoressa Carè, che ringrazio anche se non c'è, è sempre disponibile alla partecipazione, a portare i suoi saluti, e veramente ha sempre belle parole per questo foro e per questo tribunale. Non ha potuto tenere nemmeno l'udienza stamattina perché ha un'indisposizione fisica, così come anche l'avvocato Rosalba Viscomi, che è membro della Commissione Nazionale del Consiglio Nazionale Forense delle Pari Opportunità, perché come diceva la dottoressa Ermini, le pari opportunità sono ormai una rete, sono presenti nei comuni, negli organismi giudiziari, nelle strutture giudiziarie eccetera, e cercano di fare rete proprio perché si muovono non come ogni tanto, per fortuna pochi, questo, diciamo che questa è una cosa che sta scemando, non nell'ambito femminile, cioè a difesa delle donne, ma i comitati pari opportunità, proprio pari opportunità, la stessa parola lo dice, spaziano contro ogni forma di discriminazione, di violenza, di genere, di razza, di religione e anche sul lavoro. Infatti abbiamo le consigliere di parità provinciali, regionali, eccetera. Quindi non per autoreferenzialità, ma voglio dire che gli organismi di pari opportunità, io parlo del Comitato per Opportunità di Lamezia, ma lasciatemi dire che tutti gli organismi di pari opportunità si muovono ad ampio raggio, perché per le funzioni che poi sono attribuite dalla legge, perché ne è stata sancita l'obbligatorietà, anche se il nostro comitato a Lamezia esiste da prima che la legge, sono 12 anni mi pare, da prima che la legge lo rendesse obbligatorio,
dicevo, si muovono ad ampio raggio, anche perché in base diciamo, a compiti un po' attribuiti dalla legge, soprattutto quello della prevenzione, di aprire sportelli, eccetera, possono anche uscire dalle aule di tribunale e portare il loro contributo proprio nella società. Noi, a parte questi eventi, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine, toccando sempre tematiche giuridico-sociali, non proprio solo tecnicamente giuridiche, ma giuridico-sociali, siamo uscite dalle aule dei tribunali, siamo impegnate in progetti scolastici e ricordo a tutti che abbiamo uno sportello da un anno e mezzo circa e il primo e il quarto giovedì ci alterniamo noi del Comitato per Opportunità e offriamo la nostra disponibilità a tutte le persone, non solo alle donne, ma tutte quelle persone che si trovano in condizioni di violenza, che stanno subendo violenza o di discriminazione, e li indirizziamo, li orientiamo verso tutte le forme di tutela, cerchiamo di consigliarli su quella che è la legislazione e su tutti gli organismi sparsi sul territorio. E lasciatemi dire che a Lamezia sono tanti, perché a Lamezia c'è il centro antiviolenza, ci sono forme di associazionismo molto importanti, nel tribunale abbiamo anche la camera minorile, che spesso qui abbiamo il presidente che è impegnata nei progetti CIAC proprio con gli studenti per dare anche come dire, per aiutare i ragazzi a capire quello che è un processo minorile, i reati minorili, eccetera. E quindi io non mi voglio dilungare più di tanto perché il tempo stringe, devo dare la parola ai relatori. Vi ringrazio tutti, ci muoviamo nell'ambito della prevenzione soprattutto. E oggi sono molto contenta perché il nostro pubblico più numeroso è fatto di studenti, quindi sono i nostri ospiti d'onore, e se sono qui vuol dire che sono interessati alla materia, e ci muoviamo nell'ambito della prevenzione in tema con la legge. Infatti il titolo del convegno è I pericoli della rete. I pericoli della rete sono tanti, poi abbiamo messo come sottotitolo bullismo e cyberbullismo, perché a maggio è intervenuta la legge 71-2017, che a mio avviso si presta a molte criticità. Però dicevo, proprio all'articolo 1, è una legge un po' particolare, perché io ho visto pochissime leggi che all'articolo 1 parlano dell'obiettivo e della finalità della legge. Quindi proprio comincia con l'articolo 1 che descrive la finalità della legge proprio come prevenzione e contrasto. Poi spiega più o meno cos'è il cyberbullismo. Dicevo, le criticità si pongono, infatti io questa introduzione la volevo cominciare con delle domande, le farò ai relatori o usciranno fuori dalle loro relazioni, perché a quanto pare ci si aspettava di più da questa legge, ma non ha previsto il cyberbullismo come reato. Non è un vero e proprio reato, ma c'è il dolo specifico di altri reati, integra gli estremi di altri reati. Ed è molto difficile per tutti, per noi avvocati, per i magistrati, diventa di difficile individuazione perché integrando gli estremi di molti reati, c'è per esempio il 612 bis, quello sullo stalking, che si sovrappone e si interseca con le condotte del cyberbullismo in una maniera molto, molto particolare, quindi diventa un rompicapo e c'è da fare molta attenzione. E dicevo, le criticità perché ci si aspettava una legge in generale, ma il cyberbullismo a quanto pare si rivolge soltanto a tutelare i minori e a prevenire le condotte di bullismo, ma solo come tutela di minori, e quindi ho letto pure qualcosa delle criticità, lascia fuori per esempio quelli di 20 anni che però ancora frequentano la scuola, per esempio. Quindi ci si devono porre molte domande quando si va ad interpretare questa legge, e poi per noi tecnici un altro problema è la procedibilità, perché se integra gli estremi di altri reati, la procedibilità a querela, da quando parte la querela, eccetera, quindi ci sottopone a un approfondimento molto, molto particolare. E poi ha fatto delle innovazioni, perché ai ragazzi che hanno superato i 14 anni possono fare da soli, autonomamente, senza l'intervento dei genitori, l'istanza affinché venga oscurato il sito sul quale si stanno compiendo le condotte. E ha inserito l'ammonimento mutuato
dall'articolo 612 bis, che è quello dello stalking. Insomma, è una legge che è intervenuta nell'ambito della prevenzione, ma a mio modesto avviso non inquadra il cyberbullismo come reato vero e proprio, piuttosto integra numerose fattispecie di altri reati. Chiaramente ha dato dei ruoli, il dirigente scolastico, proprio perché è la stessa legge che attribuisce dei ruoli ben precisi ai dirigenti scolastici, ma io penso che a prescindere dai ruoli dati dalla legge, un ruolo ce l'abbiamo tutti, a parte noi, ce l'avete anche voi ragazzi che siete qui oggi, perché il nostro ruolo è quello di un impegno sociale, di un impegno civile, affinché ce ne siano sempre di meno di episodi come quello di stamattina. Io vi ringrazio, passo la parola ai relatori. Approfitto, visto che si è appunto detto ci sono tanti ragazzi, siamo lieti di ospitarvi e vi diamo il benvenuto. A tal proposito, chi mi conosce sa, cerco sempre di dare qualche pulce, qualche informazione utile durante i convegni, durante gli incontri, e colgo l'occasione, riprendendo le parole della dottoressa Ermini, relativamente all'email che ha dato per poter segnalare, quindi rendendo disponibilità, dicendo che appunto anche il MUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca, fin dal 2007 ha attivato una campagna nazionale di comunicazione rivolta soprattutto ai ragazzi, quindi rivolta a voi. La cosa molto interessante è che anche voi avete a disposizione un'email, e questa email è bullismo@istruzione.it, è a vostra disposizione, come a disposizione di tutti, ma fondamentalmente dei giovani, proprio per manifestare problematiche, dubbi o per porre dei quesiti. Così come un'altra cosa, un'altra iniziativa di tipo ministeriale è stata attivata sempre tra gli anni 2007 e 2013 con un sito istituzionale che è www.smontaibullo.it, e un'altra iniziativa molto carina che sono due social, quindi sempre telematici visto che parliamo di rete, che sono sempre rivolti a voi, per i ragazzi sotto i 13 anni e un secondo social dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su, fino alla maggiore età. Quindi per qualsiasi informazione io sono a vostra disposizione, ma comunque sul sito del Ministero troverete tutte le indicazioni che possono essere direttamente utili a voi, quindi collegandovi come immagino abitualmente farete tramite iPhone o smartphone qualunque. Passerei adesso la parola, per iniziare appunto le relazioni, al dottor Michele Sessa, sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minori di Catanzaro. Questo? Sì. Ok, quindi questo è falso. Per la registrazione. Ah, per la registrazione, quindi è vero anche sì, questo. Allora, buonasera a tutti, sono Michele Sessa, magistrato in servizio alla Procura per i minorenni di Catanzaro. Innanzitutto ringrazio per l'invito gli avvocati di Lamezia Terme, porgo il saluto del Procuratore della Repubblica Maria Alessandra Ruberto e degli altri colleghi della Procura e di tutti i magistrati minorili. Il mio sguardo stasera è in particolare non diretto alle prime file, ma dalla quarta alla quinta, cioè ai ragazzi verso i quali sembra dirigersi la legge 71-2017, con un programma integrato di interventi fra il Ministero, la scuola, i vari comitati sia scolastici che ministeriali, con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni dei genitori e degli studenti. La mia prima preoccupazione è stata quanto lo Stato è volenteroso in questo ambito. Carissimi ragazzi, allora lo Stato per il 2017, il nostro Stato, ha stanziato la somma di 50.000 euro per campagne di sensibilizzazione e prevenzione. La somma di 50.000 euro oggi, a mio avviso, è assolutamente insufficiente a rendervi efficacemente edotti dei pericoli degli strumenti informatici nei quali voi siete estremamente bravi, per i quali io non temo proprio assolutamente di dire di non riuscire a competere ogni giorno con le vostre innovazioni tecnologiche, con i vostri siti, con le vostre capacità comunicative immediate a qualsiasi ora del giorno e della notte. Taluno ritiene che con la legge 71-17 si sia effettivamente delineata la nuova fattispecie criminosa del cyberbullismo. Allora, sgombriamo subito il campo.
era già reato prima, state tranquilli, lo è ancora a maggior ragione oggi, ma non per effetto di questa legge. È una legge che detta delle linee di prevenzione agli organi che sono massimamente deputati alla vostra istruzione e formazione, che sono sicuramente le istituzioni scolastiche, e ritengo le istituzioni scolastiche debbono avere una grande interlocuzione non soltanto fra loro e al loro interno, ma fra i vari istituti di pari grado, di grado diverso, per scambiare e porre i ragazzi a continuo contatto fra loro, perché voi riuscite a comunicare. Talvolta riuscite a comunicare pericolosamente, fortunatamente pochissime volte i vostri comportamenti costituiscono reato e vengono alla nostra attenzione, perché la Procura della Repubblica per i minorenni non si occupa soltanto dei comportamenti che costituiscono reato da parte dei ragazzi, ma anche dei comportamenti illeciti. Che cosa è l'illecito rispetto ad un reato? Ecco, l'illecito è qualcosa che crea danno anche se non è previsto come reato dal codice penale. Cosa succede? Venite alla nostra attenzione. Vi prendiamo con la massima considerazione e come vittime e come autori di comportamenti illeciti e grazie a magistrati professionali che ci affiancano ogni giorno al nostro lavoro di magistrati togati, mi riferisco ai magistrati onorari specializzati che compongono il Tribunale per i minorenni, tentiamo di conoscere la vostra vita, tentiamo di conoscere il vostro rendimento scolastico, tentiamo di conoscere i vostri professori, poche volte ci riusciamo. Questa è una nota che purtroppo caratterizza la mancanza del flusso di informazioni dalla scuola verso la Procura della Repubblica per i minorenni, che non significa denunciare, che non significa querelare, che non significa inguaiare i ragazzi, significa invece prendersi cura dei ragazzi con la necessaria attenzione. Perché sappiate che in Italia c'è una magistratura che è destinata estremamente ed esattamente alle vostre esigenze. E siamo i magistrati minorili, che vi prendiamo in considerazione dalla vostra nascita fino al compimento del 18° anno. Siete i nostri protagonisti, anche quando rivestite formalmente la qualità di indagato o di imputato. Ma è un processo minorile del tutto speciale, di grande successo in Europa. Questo potrà in taluno di voi creare qualche incertezza, comunque qualche sorpresa, ma abbiamo un modello italiano di processo penale minorile e anche di processo civile riguardante il minore all'interno della famiglia, al di fuori dei casi di separazione e divorzio, che altri stati europei, quali l'Inghilterra, la Francia, la Germania, tentano di copiarci. Perché? Perché funzioniamo in quanto ci sono magistrati che vengono quotidianamente formati a seguire le vostre esigenze. Allora qual è la nostra prima esigenza? Quella di avere una interlocuzione seria con tutti i ragazzi, ascoltare tutti i ragazzi e ascoltare chi li rappresenta, i loro genitori, i vostri professori, ai quali chiediamo sempre la massima conoscenza, non solo dal punto di vista culturale, ma anche della vostra vita extrascolastica, perché riteniamo che il compito di un professore non sia solo quello di conoscervi, interrogarvi, darvi il voto allo scritto o anche il voto di comportamento nelle ore di lezione in classe, ma quello di entrare anche nella vostra vita. Ricordo ai miei tempi, quando ho fatto il liceo classico, avevo una professoressa italiana che stava con noi per italiano, latino, greco, storia e geografia per gli anni del ginnasio. Oggi non si chiama più così, forse stiamo cambiando troppo, ma trascorreva con noi 18 ore alla settimana, praticamente quasi più del tempo che i nostri genitori potevano dedicare a casa, e ci conosceva benissimo. Allora, l'impegno e lo sforzo, la prevenzione, a mio avviso, tenuto conto di questa legge e dei soldi pochini che lo Stato ha messo a disposizione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, ma soprattutto dei comitati che si creeranno all'interno delle scuole, è quello di creare l'effettiva partecipazione dei ragazzi e la sensibilizzazione dei ragazzi su un argomento delicato, cioè quello che può essere all'inizio uno scherzo, quello che può essere una insistenza, quello che può essere una invadenza,
viene percepito dall'altra parte come invece una profonda offesa alla propria intimità, che è inviolabile, ragazzi. La propria intimità è inviolabile. Anche pubblicare una foto di un amico o di un amico, compagno di banco, che è distratto durante una lezione, che è distratto, perché ho scoperto pure questo, che vi divertite a fare le foto ai vostri amici distratti fra i compagni di banco. Io quando le ho viste, sinceramente, ho chiesto: ma perché, che serve pubblicare una foto di un ragazzo distratto? E i ragazzi invece mi hanno spiegato: no, ci divertiamo perché noi sappiamo che in quel momento il professore sta spiegando e invece Chiara o Michele stava con la testa fra le nuvole. E poi si aggiungono le frasi sotto, i cosiddetti meme o tutte le altre. Allora, fatto tutto questo, in altri ragazzi dobbiamo porci il problema o la domanda, ancora più semplice: è gradito questo mio comportamento? È gradito se io lo faccio tutti i giorni? È gradito se per 3 mesi io continuo a postare queste foto? E nel momento in cui comincio a percepire il disagio dall'altra parte e continuo, ecco, io sto realizzando sicuramente una condotta di vessazione. Questo è il bullismo. Se poi diventa telematico, è il neologismo cyberbullismo. Ma non abbiamo bisogno dei, a mio avviso, dei neologismi anglosassoni per definire delle condotte che sono condotte umane, che sono condotte frequenti e che sono caratterizzate dalla diffamazione, dalla ridicolizzazione, dal mettere in difficoltà un'altra persona, un altro ragazzo, a scopo di divertimento, a scopo molto raro, mi è capitato nella mia esperienza, di sopraffazione, con scarsa consapevolezza, perché poi quando abbiamo fatto qualche processo in cui l'imputazione, ahimè, è solo sempre quella di o reiterate furti di identità, e questo avviene spessissimo, siete dei maghi in questo, non so come fate a scambiare le foto con i personaggi, non l'ho ancora capito, nonostante il prezioso intervento della Polizia Postale con la quale io mi interfaccio continuamente, perché ho bisogno degli specialisti della Polizia Postale. E lo scambio dei telefoni, delle SIM, delle marche, è una cosa incredibile. Avete un mondo delle risorse informatiche incredibili, perché siete nati in questa era, e però dall'altro lato, a causa della vostra immaturità, non vi ponete un problema, cioè della consapevolezza che la reiterazione di queste condotte costituisce un grave disagio e un abuso di posizione da parte vostra nei confronti del destinatario di questo scherzo. Dicevo, raramente mi è capitato invece di incontrare qualche indagato che volesse effettivamente perseguitare la sua vittima, molto più raramente un gruppo di ragazzi che avesse messo al centro la propria attenzione uno o due persone, e questo per il distretto di Catanzaro ritengo sia un successo, perché a livello statistico non abbiamo né contestazioni né condanne per cosiddetto bullismo, ma comunque atti molesti, così come purtroppo sembrano i dati molto più diffusi nel nord Italia. Invece, ritornando alla domanda principale, è stata quella di chiedere all'indagato, all'imputato, rivesti un attimo, mettiti un attimo dall'altra parte, rivesti i panni tu di quello che viene offeso da questi comportamenti. Come ti sentiresti? In questo caso abbiamo percepito un silenzio significativo, cioè il silenzio significativo di colui che per la prima volta apprende che effettivamente a causa delle proprie condotte ha creato un gravissimo disagio ad un altro ragazzo, ad un'altra ragazza. Non è facile parlare di questi argomenti, però mi affido sicuramente alle vostre intelligenze, perché siete il futuro, siete i cittadini di domani, come lo dicevano a me ormai 40 anni fa, no? Superato 50 anni, vi ringrazio per la stima che mi state in questo momento dando, non li dimostro, non c'è bisogno che me lo diciate. È vero, ne ho più di 50, l'anno prossimo 52 per l'esattezza, però mi dicono: sarete i cittadini di domani. Ecco, questo è un compito importante, sarete i cittadini di domani. La società di domani potrà essere solo una società nella quale due ragazzi per dialogare a un metro di distanza si scrivono tramite WhatsApp? Secondo me no, non è così e non deve essere così. Non si deve più lasciare il campo esclusivamente alla comunicazione
in ampio senso, anche lecita, solo telematica, quando è possibile il contatto e la comunicazione fra presenti. Quando avete un problema con un vostro amico, compagno di classe, compagna di classe, fidanzatina, ex fidanzatina, multifidanzatina e multiplurifidanzatino, è bene regolare il proprio pensiero da ragazzi in diretta e non affidarli a questi, agli strumenti telematici, che in quanto telematici sono essenzialmente pericolosi, sono già pericolosi di per sé. Abbiamo avuto dei casi, e chiudo, nei quali la semplice trasmissione di una foto da un soggetto A a un soggetto B, grazie, mi riferisco all'applicativo WhatsApp, quello più comune, ma ormai sembra essere pure superato, al sistema grappolo di diffusione delle notizie dalla rubrica del destinatario ad altri, si è avuta una iperdiffusione di foto che assolutamente non era voluta, con una denigrazione, oserei dire, universale e forse anche inconsapevole da parte del mittente di questa foto, che vi deve dare la dimostrazione che lo strumento telematico è uno strumento utilissimo per le vostre ricerche, utilissimo per la nostra conoscenza, ma allo stesso tempo, come l'altra faccia della luna, è estremamente pericoloso, quindi richiede consapevolezza, prudenza e soprattutto confronto con le persone che hanno più esperienza, i vostri professori, più saggezza, anche se meno coscienza o conoscenze informate. Io vi ringrazio per l'attenzione, ribadisco l'attenzione e la disponibilità della sezione di Polizia Giudiziaria Minorenni e della Procura per i Minorenni di ascoltare tutti i ragazzi. E segnalo ancora un'altra cosa, ogni sabato mattina c'è il progetto CIAC da qualche anno, realizzato per iniziativa dal Presidente Trovato, dal Presidente Tribunale dei Minori, e in questo progetto vengono coinvolte le scuole. Si simula un processo per dare un processo penale nel quale l'imputazione è proprio uno dei reati tipici del bullismo, e tutti i ragazzi, chi è il difensore, chi è l'imputato, chi è la persona offesa, chi è il pubblico ministero, chi è il collegio giudicante, chi è il cancelliere d'udienza, vengono a rivestire in prima persona il ruolo di protagonisti di quello che è il processo penale minorile. Vi assicuro, il processo penale minorile è non uno strumento di punizione, ma assolutamente uno strumento che pone al centro della nostra attenzione la presa in carico del ragazzo, il colloquio con il ragazzo, la sua rieducazione e, attraverso la mediazione penale, la riconciliazione con la persona offesa. Grazie ancora. Una cosa molto importante che personalmente penso debba rilevarsi è anche questa, che effettivamente lo strumento telematico non dà a chi commette la molestia, l'aggressione, e tante volte di rendersi conto anche del feedback, cosa che invece negli atti solitamente di bullismo è più presente. Il soggetto che lo commette tramite rete tante volte non si rende conto di che strumento ha in mano e quindi non ha un ritorno del male che sta facendo. A questo punto è l'ora di passare la parola alla dottoressa Clausi, GOT del Tribunale di Trento. Si sente? Che mi pongo sempre questo problema quando parlo al microfono. Allora, buonasera a tutti, io sono Maria Clausi, non esercito la professione di avvocato, sono giudice onorario alla sezione penale del Tribunale di Catanzaro. E non mi definisco una scrittrice, dico semplicemente che amo molto scrivere. Ho scritto 3 romanzi, e 2 già pubblicati, 1 ancora inedito. Ora, intanto vorrei ringraziare chi ha realizzato questo evento, quelli che ci hanno accolto, i presenti naturalmente, e chi ha voluto che io fossi uno dei relatori. E molte delle cose che sono state dette avrei voluto dirle anch'io, però poiché appunto sono state già dette è inutile che io mi ripeta. Volevo solo aggiungere qualcosa sul concetto di bullismo.
Ora, il bullismo è tale e quando i comportamenti da parte del bullo sono reiterati nel tempo, sono continui, sono ripetuti, ed è questo che sostanzialmente lo differenzia da un semplice conflitto che può sorgere tra bambini, tra ragazzi, perché quando c'è un semplice conflitto, un semplice litigio, ecco, è un fatto occasionale, un fatto episodico che inizia e finisce lì. Mentre il bullismo è qualcosa di più complesso, di più importante, perché appunto possiamo qualificarla come una vera e propria persecuzione. Alle volte può essere realizzata questa condotta persecutoria dalla singola persona, dal singolo bambino, dal singolo adolescente, oppure può essere realizzata da più persone, perché spesso il bullo va in cerca del sostegno del cosiddetto branco. Cioè, quante volte abbiamo sentito parlare noi del branco, delle vittime, singole vittime che vengono attaccate dal branco? Ecco, e il bullo alle volte agisce da solo, alle volte agisce col branco. Ora, io volevo, diciamo, soffermarmi su un qualcosa di specifico, cioè la differenza tra il passato e il presente per quel che riguarda il fenomeno del bullismo. Qual è la differenza tra ieri e oggi? Allora, molti dicono oggi c'è il bullismo, se ne parla perché esiste, mentre una volta non c'era. Io credo che le persone che hanno una certa età, i presenti che hanno una certa età, sanno che questo non è vero. Cioè, anche in passato il bullismo esisteva. Io frequentavo le scuole elementari, e ho cominciato a frequentare le scuole elementari verso la fine degli anni 70. Esisteva anche allora il fenomeno del bullismo. E la differenza è che allora non se ne parlava, forse neanche esisteva il termine bullismo, non se ne parlava a scuola, non se ne parlava nelle famiglie, non se ne parlava nei telegiornali. E quindi era considerato come un fatto privato. Cioè, quanti ragazzi, quanti bambini, quanti di noi che siamo stati bambini negli anni 70, negli anni 80, abbiamo subito il fenomeno del bullismo? Però all'epoca era considerato appunto un fatto privato. Chi era vittima di bullismo doveva cavarsela da solo, diciamo così. Era questo che ci veniva insegnato. La società è cambiata, anche la scuola è cambiata. Oggi invece il bullismo non è più un fatto privato, un fatto di cui la vittima si deve occupare da sé, diciamo così. È un fenomeno sociale, come anche è fenomeno sociale quello che viene definito femminicidio. La violenza che una volta subivano le donne all'interno delle mura domestiche era considerato un fatto privato. Oggi si è preso coscienza del fatto che questo è un fenomeno sociale, non è un fatto privato che si deve gestire da sola la vittima. Diciamo quindi che la differenza sostanziale tra il passato e il presente è questa. C'è una diversa consapevolezza di questo fenomeno. Si è preso coscienza che questo è un problema, che è un problema diffuso, tra l'altro. Io ho trattato il tema del bullismo in uno dei miei romanzi. Il romanzo si intitola L'escluso, è stato pubblicato sia in versione cartacea che in versione ebook dalla casa editrice Lettere Animate. Ora, questo romanzo, che voglio sottolinearlo, è ispirato a fatti veri, perché io quando scrivo mi ispiro sempre a fatti veri, a storie realmente accadute, a persone realmente esistite, anche a luoghi che effettivamente esistono. Non saprei descrivere un luogo che non ho mai visto. E in effetti il romanzo è ambientato in un paesino dove io sono nato e sono cresciuto, quindi la descrizione dei luoghi corrisponde a questi luoghi che ancora esistono. Allora, il romanzo non tratta solo il tema del bullismo, tratta anche altri temi, però il tema del bullismo viene trattato
Perché quando si parla del protagonista, il protagonista si chiama Alfredo, si parla di lui, si ripercorre la sua vita, cominciando dall'età da bambino fino all'età adulta, quindi dalla fanciullezza fino all'età adulta. E quando si ripercorrono le varie fasi della sua vita, vengono affrontati temi diversi. Quando Alfredo è un bambino ed è vittima di bullismo, si affronta il tema del bullismo. Il protagonista conosce il fenomeno del bullismo già in età prescolare. Lui abita in un piccolo paesino, in un piccolo rione. Negli anni 70 nei piccoli rioni i bambini che facevano? Si riunivano nelle piazze, tutti i luoghi dove potevano stare insieme e giocare. Ora, in questa fase della sua vita, in età prescolare, Alfredo è vittima di un bullo, di un bambino con cui gioca, che abita nel suo rione. Questo bambino è temuto dagli altri, da tutti i bambini del rione, e è temuto anche in ragione del fatto che è un bambino che come si relaziona con gli altri? Usando la forza fisica. Questo è un fatto che spesso accade nella realtà, forse spesso accade purtroppo anche tra gli adulti, no? C'è chi conosce il linguaggio, purtroppo solo il linguaggio della violenza. Quindi questo bambino viene considerato come una specie di leader, forse guardato anche con ammirazione dagli altri bambini, no? Per la sua capacità di imporsi sugli altri, anche se si impone appunto con la violenza. E la sua fisicità, il fatto che è un bambino grosso, un bambino robusto, lo aiuta in questo, no? Gli altri lo temono anche perché è più forte. Ma Alfredo, il protagonista, non si ribella contro questo bambino, non ne parla in famiglia, quindi subisce gli atti di bullismo da parte di questo bambino. Conosce poi ancora una volta il bullismo quando comincia a frequentare le scuole elementari. Questa volta però non è lui la vittima, diciamo così, designata del bullo di turno, chiamiamolo così. È un altro bambino, un compagno di scuola, che è molto gracile, è un bambino che in ragione anche del suo essere molto, molto gracile, appunto è preso di mira da un altro compagno di scuola. Ora, in questo caso Alfredo, come dire, il quale aveva già vissuto come vittima il fenomeno, prende le difese in un'occasione del compagno di scuola e poi diventa a sua volta vittima del bullo, perché ha usato ribellarsi contro il bullo. Ora, qui poi vengono fatte anche delle riflessioni sul ruolo degli adulti in quella occasione. Non voglio diciamo entrare troppo nel dettaglio, perché altrimenti poi vi narrerei tutto il romanzo. E infine il protagonista conosce ancora una volta il fenomeno del bullismo quando comincia a frequentare le scuole medie. Anche in questo caso è lui la vittima diretta dei bulli. In questo caso abbiamo quello che definivo prima il branco, cioè più persone, più ragazzi che cominciano a perseguitare Alfredo. E perché lo perseguitano? Perché poi le motivazioni che possono spingere il bullo o i bulli a prendere di mira una persona, a perseguitarla, possono essere diverse. In questo caso il protagonista viene preso di mira perché è un ragazzo che è bravo a scuola. Ecco, quindi perché suscita invidia nei confronti dei compagni di scuola, e in ragione di questo viene bullizzato. Forse questa è una parola un po' brutta, ma possiamo utilizzarla. E in questo caso come si difende dai bulli? Anche in questo caso lui non si ribella, non ne parla con gli adulti, non ne parla con nessuno, non ne parla in famiglia. Siamo sempre negli anni 80, quindi a quell'epoca ancora il fenomeno era considerato in maniera diversa da come si considera oggi. Anche in quel caso il ragazzo che subiva sapeva di non poter parlare agli adulti, di non poterne parlare a casa, di non poterne parlare con gli insegnanti. E la realtà era diversa, la società era diversa. Però in un'occasione il protagonista viene
tra virgolette, salvato dall'aggressione dei bulli da un altro ragazzo che frequenta lo stesso istituto, il quale ha un certo carisma, quindi esercita, come dire, un certo fascino, diciamo così, sugli altri ragazzi, e in ragione di questo è anche temuto. Per cui quando lui lo va a salvare, da quel momento in poi i bulli cessano di perseguitarlo. Quindi cambia totalmente il loro atteggiamento. Quindi questo che cosa significa? Che il protagonista Alfredo non viene più preso di mira, non perché i ragazzi abbiano preso consapevolezza che il loro comportamento fosse sbagliato, ma perché c'è stato un altro che ha esercitato un potere più forte, diciamo così, che li ha convinti a cambiare atteggiamento. E anche questo è qualcosa che deve indurre a riflettere. Questo che cosa significa? Che non ci sono valori quali il rispetto per la persona umana in quanto tale, ma questo, diciamo, è un concetto molto più complesso, che non riguarda ovviamente soltanto i ragazzi, i bambini, ma riguarda anche e soprattutto gli adulti. Ora, come si può risolvere il problema del bullismo? Sicuramente bisogna fare un'operazione prima di tutto culturale, perché le vere rivoluzioni sono quelle culturali, quelle che sono in grado di cambiare la società. Quindi occorre innanzitutto un'opera di sensibilizzazione. Si deve parlare, perché si possa risolvere un problema, se ne deve prendere coscienza e poi se ne deve appunto parlare. Anche Freud diceva che per guarire una malattia bisogna prima capire che il problema che si vive è una malattia. Se non la si riconosce non la si può curare e non si può guarire. Anche questo in fondo è una malattia che per essere curata deve essere riconosciuta. Vorrei da ultimo fare una segnalazione, se mi è consentito, segnalare un portale che si chiama Bullismo Online, che è stato realizzato dal dottor Ivan Ferrero, che è uno psicologo e uno psicoterapeuta che si occupa in modo specifico di bullismo e di cyberbullismo. Io avrei concluso, spero di non essere stata noiosa, e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete prestato. Se posso ritornare alla mia posta. Ringraziamo la dottoressa Clausi e condividiamo effettivamente la considerazione che ha fatto, che abituati a masticare reati tutti i giorni non ci rendiamo conto che effettivamente prima che di fattispecie, di circostanze, dovremmo pensare che questo è effettivamente un fenomeno sociale e quindi bisognerebbe iniziare ad agire in prevenzione proprio sul sociale e poi con tutte le modalità, le informative, gli ammonimenti, le sanzioni, che dovrebbero essere una estrema ratio. Passiamo adesso la parola al professore Nicola Antonio Puglisi, dirigente scolastico del vostro liceo. Buongiorno a tutti, ringrazio il Comitato delle Pari Opportunità e il Consiglio Locale per aver dato questa opportunità alla scuola, in special modo ai ragazzi del nostro liceo classico artistico Francesco Fiorentini, quelli sono qui in rappresentanza non solo del biennio delle scuole del liceo classico e del liceo artistico, ma anche i ragazzi che sono coinvolti nel percorso di alternanza scuola-lavoro. Per questo ringrazio il professore Leone e la professoressa Sollazzo, che è la nostra referente sul cyberbullismo. Ma per noi a scuola, per la verità, queste non sono parole nuove. E diciamo, la scuola è sempre stata molto attenta a quelle che sono le evoluzioni sociali dei ragazzi, degli adolescenti. E nel periodo che noi stiamo vivendo, e che magari forse senza forse non ci appartiene, perché non siamo nativi digitali, la scuola deve essere sempre quella attento campanello d'allarme che evolve, che fa vedere come si evolve la società dal punto di vista giovanile.
Non è stata nuova perché già il Ministero se ne era accorto nel lontano 2005, quando già si era introdotta a pieno titolo le nuove tecnologie nella didattica educativa, nel processo evolutivo dei ragazzi, e dal 2005 al 2017 sono state emanate varie direttive, varie circolari che hanno fatto sì che i docenti, sempre molto attenti ai cambiamenti sociali dei loro alunni, dei loro ragazzi, hanno fatto sì che addirittura inserire a pieno titolo lo strumento multimediale da loro stessi utilizzato, va bene, nella pratica didattica educativa. Basti pensare all'interfacciamento dello smartphone con la LIM, con la lavagna interattiva multimediale, basti pensare a tutti questi programmi applicativi educational che sono a pieno titolo nella programmazione didattica educativa di ogni singolo docente. Quindi sotto questo punto di vista la scuola ha sempre tenuto alto l'interesse verso queste azioni. Vero, è vero, la scuola ancora si deve svecchiare, no? Abbiamo personale docente in organico che, come dire, non è nativo digitale, quindi gli sforzi che i docenti fanno ovviamente sono dedicati anche ad un processo di rinnovamento e di innovamento della loro pratica didattica educativa, che deve essere sempre e comunque coinvolgente per far sì che i ragazzi, va bene, amino lo studio, amino, va bene, la scuola. E bullismo prima veniva ad essere detto bullismo perché si perpetrava all'interno del mondo della scuola, dove c'era il classico ragazzo, no? Un po' prepotente, che per farsi vedere o per farsi notare perpetrava delle azioni magari anche appoggiati, va bene, dal resto dei suoi compagni verso i suoi compagni più deboli. Ora cyberbullismo, che non si perpetra più all'interno delle mura della scuola, quindi non bisogna, va bene, fare, associare o delimitare, va bene, il campo solo ed esclusivamente all'interno della mura scolastica, ma soprattutto a casa, in famiglia, anzi H24 io dico. E dove non si identifica il cyberbullo, va bene? Non si può identificare fisicamente. Va bene, il cyberbullo non può essere, può essere anche uno sconosciuto nei confronti di chi è la vittima. Va bene? Ecco a maggior ragione l'azione educativa che deve essere portata all'interno delle famiglie. Non ci dimentichiamo che le famiglie hanno sempre un po' messo da parte, non hanno preso in serissima considerazione quelle che sono state le azioni e i suggerimenti che la scuola ha dato, va bene, nel seguire i propri figli all'interno delle proprie mura domestiche, va bene, e nel controllare anche quelle che sono le azioni, va bene, dei propri figli all'interno della rete. Ma è statistica, io non so, stiamo parlando di liceo classico, ma anche negli istituti comprensivi delle scuole primarie, va bene, già un bambino, va bene, ha 6 anni, 7 anni, è già in possesso dello smartphone, va bene, lo smartphone per loro, per il del telefonino, quindi il regalo che possono fare, il primo regalo che fanno i genitori. Ecco, noi in ambito, diciamo, scolastico abbiamo sempre sensibilizzato, va bene, le famiglie a questo processo, farle inserire a pieno titolo nell'azione educativa. Veniamo alla legge. Per noi, ripeto, non è una novità. È la lettura che noi diamo, non siamo avvocati, non siamo magistrati, non siamo giudici. La lettura che il mondo della scuola dà è che è una legge orientata più verso un'azione educativa e non punitiva. Ecco, e quindi è tagliata, diciamo, dal senso di quello che è, diciamo, quello che la scuola fa, cioè le azioni educative che mette in campo. Come cerca appunto la scuola di poter sopperire e far fronte? Innanzitutto facendo rete con altre scuole.
Tante sono state le iniziative del Ministero della Pubblica Istruzione, del MIUR, va bene, ha iniziative a combattere. L'ultima è stata fatta a Vibo Valentia, da dove io provengo, proprio un progetto nazionale chiamato Lotta al Bullo, va bene, che è stato veramente molto accolto, diciamo, dalle scuole del territorio, e dove i ragazzi si sono manifestati attraverso i loro strumenti, che sono loro più idonei, quindi hanno fatto dei bellissimi video, delle bellissime clip, va bene, delle bellissime slide, dove hanno fatto vedere il loro punto di vista di quello che è il fenomeno che gli tocca più di vicino. Poi una prassi didattica innovativa, soprattutto. Certamente la legge 71 ci parla anche, diciamo, di quelle che sono le azioni di governance, no? A livello sia centrale, c'è un paio di articoli, se non ricordo male, va bene, dedicati esclusivamente al mondo della scuola, cioè cosa deve fare il Ministero, cosa devono fare gli uffici scolastici regionali. Poi addirittura il Ministero ha anche recentemente, fino a ottobre 2017, ha emanato delle linee guida proprio sul cyberbullismo, che sono pubblicate sul sito del Ministero, dove ha, diciamo, dato maggiore attenzione a quelle che sono le, tutto ovviamente senza oneri, quindi praticamente, anzi, voi avete ricevuto 50.000 euro di azione di pubblicizzazione, le scuole zero. Infatti hanno designato, e ne parla anche la legge, la 71, ad individuare un docente referente proprio sul cyberbullismo, il quale dovrà essere formato con delle indicazioni che successivamente il Ministero dirà in seguito, e quindi dovrà formare e informare altri docenti che a loro volta dovranno riportare all'interno delle singole classi e inserire a pieno titolo nella loro programmazione didattica educativa, va bene, quelli che sono i fenomeni, va bene, e azioni didattiche per contrastare il cyberbullismo. Come ci si accorge? Generalmente nella scuola ce ne accorgiamo quando il ragazzo, vittima o la ragazza, si chiude in se stessa, cioè non comunica con il resto della classe, va bene, o contrariamente, perché è un il cyberbullismo ha tante declinazioni, sono tante manifestazioni, che non è solo ed esclusivamente il ragazzo che manda messaggi, quindi ma ci sono tante altre azioni che coinvolgono in maniera anonima, va bene, altri ragazzi che in maniera quasi non cosciente, da incosciente, a loro volta si manifestano come cyberbulli. Questo referente sul cyberbullismo, che è una docente appositamente nominata dal Collegio dei Docenti, dovrà lavorare a stretto contatto con il dirigente scolastico per innanzitutto rivedere il regolamento di istituto, e poi ovviamente aggiornare quelle che sono le programmazioni didattiche educative, a partire dal rapporto di autovalutazione al piano triennale dell'offerta formativa e al piano di miglioramento della scuola. Ha messo in luce, diciamo, non solo una colpa in vigilando, come dite voi, da parte della scuola, cioè evitiamo, come si evitano? Va bene? E se succedono, se accadono, va bene? Di chi è, diciamo, la colpa, no? Di chi ovviamente doveva vigilare, ma come si riesce a vigilare? Quali sono gli strumenti per poter vigilare o per poter fare in modo che il ragazzo non usi, nel momento in cui la scuola stessa ha deciso che come strumento educativo è il dispositivo multimediale? Perché non ce lo neghiamo, ragazzi, voi siete qui davanti, voi riuscite a copiare un compito di latino e di greco da un telefonino senza che il docente se ne accorga. Hanno delle tecniche incredibilmente sofisticate che noi sogniamo quando noi facevamo, abbiamo la stessa età, io e lei, quindi
quando noi tentavamo di copiare ci costavano i bigliettini, per loro non esiste questa. Quindi è facile. Quello che è certo è che la scuola è stata chiamata e sarà chiamata nel caso in cui dovessero, diciamo, essere le cose, alla colpa in organizzando, cioè il dirigente scolastico cosa ha fatto per far sì che ci siano delle azioni di intervento attraverso, diciamo, formazione da parte dei docenti, da parte dei docenti e quindi degli alunni, per una maggiore consapevolezza sull'uso pericoloso della rete. Certo, attendiamo ora le disposizioni operative. Attendiamo ora le disposizioni operative da parte del Ministero in ordine a quello che è, diciamo, la governance della legge attuazione. Certamente sarà istituito un tavolo tecnico, so già che l'Ufficio Scolastico Regionale ha già istituito un tavolo tecnico formato da associazioni, ispettori, dirigenti, anche docenti, va bene, che operativamente daranno dei suggerimenti affinché si possa a seguire delle azioni comune. Certamente i referenti delle istituzioni scolastiche saranno, i docenti referenti delle istituzioni scolastiche saranno parte in causa e saranno i principali attori di quelle che sono poi le azioni da mettere in campo in termini di revisione del regolamento della scuola, dell'istituto scolastico. Ma ripeto, una cosa è certa. Ai ragazzi più si fa capire che lo strumento multimediale è uno strumento che, se usato consapevolmente, riesce a sollevare da compiti anche di basso profilo, più va bene, la scuola avrà avuto successo in tal senso. Io sono fortunato a dirigere il liceo classico, perché è una scuola classico artistico, perché è una scuola dove i genitori e le famiglie sono anche molto attenti ai processi educativi. Però conosco, ci sono scuole di frontiera dove effettivamente i dirigenti scolastici avevano proprio bisogno di queste linee guida, di questa legge, per poter appunto essere operativi in tal senso. Io vi ringrazio e vi auguro buona continuazione. Ringraziamo il dottore Bulli. Sappiamo che la scuola è appunto aggregazione, comunità, di dialogo, di formazione, il ruolo della scuola è fondamentale in questo, e forse il dottore Bulli potrà confermarci che comunque il 50% del lavoro è sicuramente delegato, diciamo il 50% è delegato all'organizzazione, alle informative, alle linee guida, ma forse tutto sarà più facile se quel 50% rimanente sarà fatto da voi in collaborazione anche proprio con gli studenti, perché se gli studenti saranno utilizzati quali protagonisti e quindi saranno messi al centro anche delle attività relative appunto ai sistemi informatici e quindi le attività previste dalle linee guida, penso che il vostro lavoro sarà, diciamo, dimezzato. Passiamo la parola al dottore Bianchi, la prima dirigente, che è stato. Posso, dottore, stare qua? Prendo il microfono. Allora, chi come dire, parla per ultimo ha un obbligo di essere più sintetico degli altri. Già sono stato presentato. Io vengo da, come potete magari anche capire dal mio accento, che non è. Che tradisce la mia provenienza geografica, io vengo dall'Umbria e ho, come dire, da qualche tempo intrapreso questa esperienza di dirigente del commissariato di Lamezia. Sto qui da pochi mesi, però devo dire che, sebbene siano pochi mesi, già ho incontrato i ragazzi e questa è la seconda volta, per cui complimenti a chi organizza, e non è scontato, a chi organizza questi momenti di incontro che per noi, soprattutto per chi svolge un'attività normalmente repressiva, sono fondamentali. E vado al dunque. Non voglio fare la parte del cattivo, ragazzi, ma noi rappresentiamo istituzionalmente, per così dire, coloro i quali evidentemente debbono intervenire nel momento in cui si pongono in essere dei comportamenti sbagliati. E
Questa è un po' una mentalità che abbiamo acquisito all'inizio del nostro percorso professionale, ma che mai come in questo caso deve in qualche modo essere rivista. Dico che far parte di questo gruppo è fondamentale proprio per dialogare e per avere, come dire, un luogo comune di condivisione anche di metodiche, perché mai come in questo caso, mi sono documentato, dottore, sulla legge del cyberbullismo, e mai come in questo caso ritengo che sia fondamentale un dialogo tra tutti ed un approccio nostro che deve essere soprattutto un approccio di dialogo, e un approccio di dialogo con i ragazzi, e un approccio, diciamo, collegiale. Questo perché? Perché la figura, diciamo, del questore o comunque di chi lo rappresenta nella legge sul cyberbullismo è una figura comunque preventiva, nel senso che ha un potere, ragazzi, un potere di ammonire nel momento in cui si pongono in essere dei comportamenti sbagliati, ma di farlo fuori dal processo penale, per evitare appunto che la fedina penale del ragazzo sia in qualche maniera sporcata. Ma io vi chiedo, chi di voi ha in internet dato un'occhiata su quella che è la nuova norma e i diritti che avete in relazione alla nuova norma? Chi sa che cosa può fare nel momento in cui viene bullizzato e nel momento in cui trova la propria immagine su un sito? Chi conosce, per così dire, quali sono tutte le metodiche che portano a denunciare chi vi bullizza e chi vi per così dire, rende la vita difficile? Io credo pochi. Ho, come dire, fatto un piccolo sondaggio, l'ho fatto da padre, perché sono padre di due gemelle di 16 anni che frequentano il liceo classico, io vengo dal liceo scientifico, e ho fatto questo sondaggio. Mi sono sentito fortemente in colpa. Perché? Perché mi sono reso conto del fatto che purtroppo le mie figlie non sapevano, non conoscono, non tanto gli aspetti tecnici che tralascio completamente, ma non conoscono quali sono i loro diritti, non sanno proprio che possono rivolgersi al docente, non sanno che possono in qualche maniera andare dalla polizia non per denunciare il, come dire, l'aguzzino, vogliamo chiamarlo così, chi per così dire pone in essere dei comportamenti sbagliati nei vostri confronti. E quindi questi momenti sono veramente fondamentali per capire che cosa si può fare. Ebbene, voi non vi dovete vergognare nel momento in cui diventate vittime di qualcuno che vi bullizza. Chi si deve vergognare non è la vittima, chi si deve vergognare è chi pone in essere dei comportamenti sbagliati, chi vi esclude dalle chat, chi vi denigra, chi inizia tutta una serie di comportamenti per così dire mettervi alla berlina, chi mette vostre foto su siti magari con delle caricature, chi fa purtroppo utilizzando questi strumenti quello che abbiamo subito noi magari durante i primi anni di scuola. Io ricordo che il bullismo che si subiva ai miei tempi erano i corridoi, c'erano i colleghi come dire dei quinti, quando noi facevamo il primo, io ho fatto liceo scientifico come vi ho detto, che si mettevano spalle alla parete, tutti quelli che passavano dei primi e dei secondi venivano selvaggiamente picchiati. Poi qualcuno pensava che fosse una cosa normale, che fosse una sorta di ritualità, che fosse, per così dire, no? Una cosa poi da tramandare quasi ai posteri, no? Come una tradizione che deve in qualche maniera essere. Io non avevo particolare piacere, come dire, da tramandare ai posteri, forse perché già intravedevo che sarebbero stati i miei percorsi professionali successivi. Ebbene, che cosa si può fare nel momento in cui si viene, per così dire, si diventa vittime di questi comportamenti? Parlarne con i genitori, parlarne con i professori, fidatevi dei professori. Chi parla con
gli adulti per aprirsi non è un infame, non è una persona che deve essere considerata un debole. Andate a parlare anche, se volete, con chi fa il nostro lavoro per avere dei consigli. Guardate, la polizia postale, come diceva prima il dottore, è veramente molto, molto, molto capace, anche a darvi dei consigli. Non c'è la necessità di denunciare subito, c'è la necessità però di rendere partecipi gli adulti dei vostri disagi, perché credo che sia molto importante che voi condividiate con noi quelle che sono le vostre perplessità anche sulla applicazione della norma. Vi chiedo una cosa. Durante un incontro con i ragazzi del liceo scientifico ho chiesto se alcuni di voi durante le vostre ricerche in internet avevano in qualche maniera visto qualche termine tipo bannare, tipo il flame. Qualcuno di voi sa che cosa significa bannare, per esempio, il banning? Buttati. Non lo sai? Flame, che cosa sono? Nessuno di voi lo sa? Lo sanno. Oh, allora ditelo, no? Ditelo, no? Che cosa sono? Dillo. Parla. Sono una delle mille forme, che si manifestano nel cyberbullismo. Il cyberbullismo si manifesta anche per una spersonalizzazione della vittima e quindi, per così dire, abbiamo anche una forma di vigliaccheria maggiore, perché non ho di fronte una vittima che in qualche maniera può rispondere, ma una vittima che magari neanche conosco. Penso che sia importantissimo che voi vi documentiate e vi fidiate di noi. Io ringrazio tutti e concludo dicendovi, ragazzi, non vi vergognate, parlatene e evitate di sentirvi emarginati. Questo è molto, molto importante. Grazie. Per ricordare che all'esterno la Fondazione Teleton sta vendendo dei cuori di cioccolato, il ricavato andrà per la ricerca sulle malattie genetiche, quindi è una bellissima occasione, un'ottima iniziativa anche per voi. Passo un attimo la parola alla presidentessa che vorrei portare dei ringraziamenti. Io ringrazio tutti, gli studenti soprattutto, e volevo rifarmi per un attimo a quello che diceva il commissario Parecchia. Io non sono nessuno per farvi delle raccomandazioni, dei moniti, però io credo che una corretta informazione, siccome andate come velocissimi su questi sistemi tecnologici, allora io vi prego di informarvi, purtroppo abbiamo molti termini mutuati dall'inglese, io non sono molto d'accordo, ma il commissario parlava. Però purtroppo li chiamano così. Io mi sono documentata, non conosco l'inglese perché ho studiato francese, quindi perdonate il mio accento, e io ho visto Fleming, trickery, cyberstalking, vabbè questo forse lo sappiamo perché di stalking se ne è parlato tanto, doxing, che poi forse si dice doxing, scusate il mio inglese, perché porno revenge. Allora, Fleming sono messaggi violenti e volgari. Trickery, scusate per la pronuncia, inganno mirante a ottenere la fiducia e le confidenze di qualcuno per poi divulgarle online. Cyberstalking, mirante a incutere ansia e paura. Doxing, sistematica diffusione di dati personali e sensibili. Porno revenge, diffusione in seguito alla rottura di relazione sentimentale di immagini intime legittimamente detenute dall'autore e di solito spontaneamente prodotte dalla vittima.
Quindi vedete che, mutuati dall'inglese, questi termini, quando li trovate da qualche parte, anche su un giornale o su internet sul quale vi muovete con una facilità impressionante, state attenti anche a questi termini, perché spesso le condotte vengono identificate con questa terminologia inglese. Vi ringrazio per essere stati presenti, ci avete fatto molto contenti perché era diretto soprattutto a voi studenti, e ringrazio l'Associazione Fiore di Lino di Soveria Mannelli, la Web TV Liberi TV e la Fondazione Telethon, che hanno seguito questo convegno, e per chi lo volesse risentire o è arrivato dopo, è su Liberi TV. Grazie, buona serata a tutti.